Ma come mai ci sono fotografi che costano pochissimo e fotografi che costano tantissimo? Com'è possibile giustificare questa differenza di prezzi? Come si fa a valutare il fotografo giusto dal miglior rapporto qualità-prezzo, il fotografo giusto per voi, per il vostro matrimonio? Ne parliamo oggi insieme in questo video. Se non mi conosci, io mi chiamo Stefano Martelli, sono un fotografo videomaker di La Spezia specializzato nei matrimoni fin dal 2017. Sono l'ideatore del primo servizio ibrido in Italia, un servizio grazie al quale le coppie di sposi possono avere foto e video in totale semplicità. Tutto fatto da un unico professionista senza bisogno di troppi operatori. Trovi tutte le informazioni sul mio sito stefanomartellifotografo.com. Ma oggi in questo video voglio parlarti, quindi se ti stai per sposare, questo è un video naturalmente rivolto a chi si sta per sposare, a chi sta affrontando i preparativi e quindi solo se ti stai per sposare. Se non ti stai per sposare, magari potresti comunque condividere questo mio video, perché magari qualche coppia di sposi, di futuri sposi che appunto si sta per sposare, sta affrontando questo momento dei preparativi, può avere nozioni veramente utili per quel che riguarda appunto l'argomento di oggi, che è come scegliere il fotografo, ma soprattutto perché c'è questa differenza di prezzi, qual è il prezzo giusto di un fotografo. E quindi andiamo a parlare un pochino di questo, perché ieri parlavo con una coppia di sposi che appunto in appuntamento con me ha valutato i miei servizi, ci siamo conosciuti e mi ha esposto questa problematica. Quindi voglio cercare di chiarire, di fare chiarezza e di aiutarvi. Ti ricordo inoltre che se appunto stai affrontando i preparativi del tuo matrimonio, puoi acquistare su Amazon il mio libro Sposarsi è bello se sai come fare, che è un libro di 150 pagine, dove ho appunto raccolto tutti i consigli utili che posso darti per l'organizzazione del tuo matrimonio. Penso ne valga la pena, quindi trovi il link nella descrizione di questo video. Puoi acquistare il mio libro e appunto vedere tutti i consigli derivanti sia dalla mia esperienza come sposo, sia soprattutto dalla mia esperienza come fotografo. Allora, ragazzi, quindi come mai c'è questa differenza di prezzo tra i fotografi? Da una parte troviamo fotografi che svendono i loro servizi a prezzi inferiori ai 1000 euro, 600, 800, 900 euro. Dall'altra parte invece ci sono professionisti che magari vendono i loro servizi a 2500, 3000, 4000 euro. Come mai da una parte ci sono questi che vendono a così poco e dall'altra parte quelli che vendono a così tanto? Allora io mi pongo nella via di mezzo, ok? Ho sempre cercato di ascoltare le esigenze delle coppie di sposi, quindi io non sono né un fotografo che vende a poco né un fotografo che vende a tanto. Poi magari se ti va di ascoltarmi fino alla fine ti spiegherò in che modo il mio servizio ibrido può magari fare al caso tuo. Però appunto, come mai succede questo? Specificatamente non posso saperlo, dovrei andare a indagare, diciamo così, privatamente ogni singolo caso di ogni fotografo. Diciamo però che io sono un professionista senza troppi peli sulla lingua, cioè io ti dico quello che penso, ti dico quello che è, ok? Anche perché se voglio aiutarti veramente con questo contenuto, devo dirti le cose come stanno. Il mondo della fotografia di matrimonio è un mondo strano, ok? Dove è anche difficile capire di chi fidarsi. E lo capisco benissimo perché appunto ci sono passato anche io in questa situazione. Parliamo di chi vende i propri servizi magari a basso prezzo, a prezzi economici. Essenzialmente, magari potrai appunto arrivarci anche tu, chi vende a poco, a prezzi economici, a prezzi bassi, i casi possono essere diversi, può esserci un fattore di poca esperienza. Bene o male, diciamo la verità, un po' tutti dobbiamo iniziare. Anch'io ho iniziato proponendo i miei servizi a dei prezzi che non erano quelli di adesso, ok? Erano molto più bassi, perché dovevo fare esperienza, perché dovevo farmi conoscere e perché quindi c'era una soglia, dovevo abbassare la soglia di ingresso, diciamo così, dei miei servizi, quindi facendo in modo che fosse più semplice per me vendere i miei servizi, quindi abbassando il prezzo. Naturalmente offrivo dei servizi qualitativamente inferiori rispetto a quelli di oggi. Quindi viene da sé che il prezzo basso indica sicuramente
una minor qualità, c'è poco da fare ragazzi, chi mette qualità, chi mette alta qualità, dedizione e garanzia nei propri servizi non può fare dei prezzi bassi, ok? Quindi i casi possono essere diversi, parliamo o di fotografi con poca esperienza che devono farsi conoscere o fotografi che nonostante l'esperienza sono consapevoli che magari chissà per quale motivo non possono offrirti grande qualità, non possono offrirti magari certe garanzie, non possono offrirti la certezza del lavoro svolto, ok? Oppure ci sono anche quelli, ne ho conosciuti purtroppo, che fanno il fotografo di matrimonio come lavoro extra così nel fine settimana. Naturalmente affrontare un lavoro con l'ottica di farlo come extra così per un di più è un approccio secondo me sbagliato per quello che è un matrimonio, che è un evento importantissimo, un evento unico che io faccio il fotografo di matrimoni come lavoro principale, poi mi occupo anche di altre cose, appunto scrivo libri, mi occupo anche di servizi per attività locali, ma sono quelli i miei secondi lavori. Il mio lavoro principale è il fotografo di matrimonio e quindi bisogna fare attenzione a chi invece magari ha già un lavoro da dipendente e fa il matrimonio nel fine settimana, perché chi fa il fotografo di matrimoni come secondo lavoro è logico che non può farti i prezzi di un professionista che si dedica esclusivamente a quello. Però attenzione, perché parliamo di fotografi che magari poi non ti rispondono, non sono disponibili, si dimenticano le cose, non sono affidabili, e purtroppo mi tocca dire che ce n'è veramente tanti, ok? Quindi fai attenzione a questo. Quindi questi sono quelli che fanno i prezzi troppo bassi. Ragazzi, io ci tengo a sottolineare una cosa. Io sto parlando in modo oggettivo, ok? Non voglio parlare male di nessuno, tant'è che nei miei video non ho mai fatto nomi. Semplicemente andiamo a inquadrare la realtà delle cose. Quindi dall'altra parte invece ci sono quelli che invece ti chiedono tanto, ok? E tra poco ti andrò anche a spiegare perché io mi posiziono nella via di mezzo e come faccio io a posizionarmi nella via di mezzo. Allora, chi chiede tanto? Ci sono sicuramente quelli che vogliono cercare di approfittarsene, ok? Ma come tutto, come qualsiasi cosa, ragazzi, non è una novità. Quindi c'è chi magari chiede cifre alte per approfittarsene e via dicendo. Fortunatamente, in realtà, io reputo che i prezzi alti, estremamente alti, siano il risultato di tutta una serie di spese che abbiamo nella nostra attività. Spesso si cade nel pensiero di dire ma il fotografo cosa fa? Fa le fotografie al matrimonio. Ok ragazzi, però è una professione più complessa di quello che tu credi, perché a parte che bene o male sappiamo che la partita IVA in Italia è sempre un po' problematica, nel senso che comunque abbiamo parecchie tasse da pagare, ok? E quei fotografi che magari hanno uno studio o un negozio, quindi hanno un'attività commerciale e hanno quindi una partita IVA non tanto agevolata dal punto di vista delle tasse, ecco fatto, ecco già giustificato perché questo prezzo. Io già per esempio ai miei prezzi, quando io faccio un calcolo di prezzi, al netto che io considero di guadagnare devo aggiungerci un 45%, ragazzi, ok? Quindi se io voglio guadagnare 1000, queste cose non ve le dice nessun fotografo, ma se io voglio guadagnare 1000 devo fare un prezzo al pubblico di 1500, ok? Cioè questa è la realtà delle cose, perché devo calcolare le tasse che poi devo pagarci sopra io, ok ragazzi? E quindi capite, e sono forfettario, quindi sono in un regime agevolato, quindi immaginatevi voi invece quell'attività di tipo commerciale, di tipo non agevolato, quindi si ritrovano a pagare anche più tasse di me. Io sono nel regime più semplificato che c'è in Italia. Quindi ragazzi, vien da sé che magari un fotografo che vuole guadagnare 1000 e ha un negozio, ha uno studio, ha un affitto. Io ad esempio ho un home studio, quindi ho lo studio in casa, quindi non ho i costi di affitto, di bollette che comporta un negozio o uno studio classico. E invece chi lo ha naturalmente deve tenere in considerazione che mese dopo mese deve pagare le utenze, l'affitto, il mutuo o delle cose che deve includere nei suoi prezzi, ok? Questa è una cosa. L'altra cosa, ragazzi, è quando parliamo di servizi dove lavorano più di tre operatori, ok? Allora, naturalmente, se voi desiderate per il vostro matrimonio un servizio con foto e video,
Nella maggior parte dei casi avrete due fotografi e due videomaker. Se volete anche il drone, in alcuni casi c'è anche l'operatore drone, quindi 4 o 5 operatori. Ovviamente ragazzi, se parliamo di professionisti, ognuno deve avere il suo guadagno ed è logico arrivare magari a una cifra anche superiore ai 3.000 euro per un servizio magari di 10 o 12 ore dove avete l'intervento di 4 o 5 operatori. È normale, è logico e deve essere così, perché se no gli operatori anche aggiuntivi non guadagnano e quindi poi si lavora tutti peggio. Naturalmente, perché se uno vuole andare a risparmio deve trovare degli amatori, deve trovare dei ragazzini senza esperienza da pagare poco, e quindi capite, no, quanto sia in realtà più complesso di quello che possa sembrare. E quindi penso la ragione principale di prezzi alti che si vedono sia questa. E come ovviare a tutto questo? Allora, la mia soluzione, ovviamente, come vi dicevo, si pone nel mezzo. Perché si pone nel mezzo? Perché io da sempre ho ascoltato le esigenze delle coppie di sposi che vengono da me, che vogliono conoscermi, che appunto valutano i miei servizi. E qual è la problematica? Che sicuramente c'è chi può permettersi di spendere cifre alte, ok? E chi vuole tanti operatori, tante inquadrature, cose articolate, bene. Tuttavia, le coppie di sposi che si rivolgono a me sono coppie di sposi semplici, nel senso che vogliono la semplicità, vogliono la spontaneità più totale nel giorno del matrimonio. Le coppie che si rivolgono a me sono coppie che vogliono un servizio completo con foto e video, ma non vogliono spendere cifre esagerate, non vogliono troppi operatori, non hanno bisogno di 2000 inquadrature. Vogliono vivere la loro giornata con spontaneità, con sincerità, senza forzature e mantenendo la loro, diciamo così, intimità. Infatti le coppie che si rivolgono a me spesso sono coppie che hanno meno di 100-120 invitati, quindi parliamo di matrimoni piuttosto intimi. E ho fatto anche matrimoni di 7 invitati. E quindi perché la mia soluzione si pone nel mezzo? Perché io offro un servizio ibrido dove faccio foto e video da solo e dove non sono necessari operatori aggiuntivi. Quindi nei miei servizi non si hanno 4 o 5 operatori, ma se ne hanno al massimo 2, ok? Due operatori ibridi, quindi persone che singolarmente fanno foto e video da soli, dove parlando di un servizio completo siamo in due durante i preparativi, cioè uno a casa della sposa e uno a casa dello sposo, quindi avete la comodità di avere a casa per i preparativi un unico operatore che fa foto e video senza il caos di due o più operatori. Poi siamo in due durante la cerimonia, questo per garantire ognuno foto e video da due diverse angolazioni. E poi generalmente rimango io da solo per le foto dopo la cerimonia e per il ricevimento, naturalmente per vivere al meglio, nel modo più spensierato e semplice possibile, tutti i momenti successivi alla cerimonia, di festa e di convivialità con gli ospiti, senza che ci siano appunto 4-5 operatori, spesso purtroppo di intralcio a tutti i momenti spontanei della festa e di quello che viene dopo. E quindi per questo mi pongo nel mezzo, perché è il servizio al miglior rapporto qualità-prezzo, ok? Perché avete la qualità di un professionista che si occupa di matrimoni da quasi 10 anni, ma avete la comodità, la semplicità e la convenienza di non dover assumere ulteriori operatori che aumenterebbero il vostro prezzo. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, se hai voglia di approfondire la conoscenza del mio servizio ibrido, puoi visitare il mio sito stefanomartellifotografo.com o contattarmi. E quindi io spero di aver un po' chiarito questo concetto, quindi il perché c'è questa differenza di prezzi, come valutare il fotografo, perché insomma abbiamo un po' giustificato queste differenze di prezzo. Spero che sia utile per le tue valutazioni, fammelo sapere magari con un commento. E quindi per questo video è tutto, fammi sapere, lasciami un like se ti è piaciuto e se magari hai bisogno di altri consigli, fammi sapere sempre con un commento, fammi domande, cose che possono stimolarmi a fare nuovi contenuti. E quindi per questo video è tutto, ti saluto e ci vediamo al prossimo, ciao!